Esercizio, un carrello di massa 2M, una biglia di massa M, viaggiano senza attrito, uno verso destra e l'altro verso sinistra, uno contro l'altro, con la stessa velocità. Dopo l'urto tornano indietro, quindi rimbalzano all'indietro, il carrello con metà velocità, la biglia con velocità doppia. Prima domanda, questo tipo di urto è fisicamente possibile oppure no? Se lo è un urto elastico? Questa è la situazione, il carrello che viaggia con velocità V maiuscola, la biglia con velocità V minuscola, ma queste due velocità sono uguali opposte, in particolare sono uguali in modulo. Dopo l'urto il carrello torna indietro con velocità metà, V maiuscolo mezzi, la biglia procede in avanti con velocità doppia 2V. Il carrello ha una massa doppia della biglia, 2mm. Per dire se questo urto è fisicamente possibile o no, bisogna vedere se si conserva la quantità di moto del sistema, quindi la quantità di moto prima e la quantità di moto totale dopo. Questo perché ricordiamo che negli urti la quantità di moto si conserva sempre perché non c'è l'attrito e se anche ci fosse, comunque l'attrito è sempre trascurabile rispetto alle forze impulsive che si generano nel momento dell'urto. Quindi calcoliamo la quantità di moto totale prima, 2m per v, poi la quantità di moto della biglia è meno m per v perché va a sinistra, la quantità di moto totale invece dopo è meno 2m per v mezzi perché il carrello va a sinistra più m per 2v, cioè la quantità di moto della biglia. Andiamo quindi a fare i calcoli, la quantità di moto totale prima è la somma di queste due che abbiamo detto prima, quindi mv, e invece la quantità di moto totale dopo è lo stesso mv. Qui nei calcoli ho utilizzato che v piccolo e v grande sono uguali, quindi è vero che la quantità di moto si conserva, quindi l'urto è possibile. Ora, come richiesto dal problema, andiamo a vedere se è un urto elastico. Dobbiamo calcolare l'energia cinetica totale prima e dopo e vedere se sono uguali. Ricordiamo che l'energia cinetica è sempre una quantità positiva, quindi i segni meno non ci stanno, non ci possono stare. Quindi l'energia cinetica del carrello all'inizio è 1/2 per 2m per v alla seconda, quella della biglia è 1/2 per m per v alla seconda, anche qui ho usato v piccolo e v grande uguali, e facendo i calcoli basta sommare queste due energie cinetiche, fa 3/2 mv alla seconda, cioè 1,5 mv alla seconda. Andiamo a calcolare l'energia cinetica totale dopo l'urto, quindi 1/2 il carrello 2m e questa sua velocità al quadrato v alla seconda quarti più l'energia cinetica della biglia 1/2 m e il quadrato di 2V, cioè 4V alla seconda. Facciamo i calcoli, 9/4, cioè 2,25 mV alla seconda. Quindi l'urto non è elastico, perché l'energia cinetica totale prima e dopo è diversa. Però in realtà vediamo una cosa strana, che l'energia cinetica totale dopo è maggiore rispetto a prima. Noi di solito siamo abituati a vedere il contrario, cioè che l'energia cinetica è più grande all'inizio e poi in parte si trasforma in calore nell'urto o in deformazione plastica degli oggetti e quindi alla fine l'energia cinetica sarà un po' di meno perché un po' si perde. Qui avviene il contrario, l'energia cinetica prima è di meno e poi è di più. Questo potrebbe essere possibile soltanto nel caso in cui ci fosse una fonte di energia, come per esempio in un precedente esercizio che abbiamo visto in un altro video, dove c'era in mezzo tra i due carrelli, diciamo tra il carrello e la biglia, c'era di mezzo una molla compressa. Era la molla compressa che dava, poi liberandosi, liberava quell'energia che rende conto di questa differenza. Quindi l'energia cinetica nel caso della molla compressa fra i carrelli faceva aumentare l'energia cinetica del sistema, ma in questo caso non c'è nessuna fonte di energia, quindi non si capisce questa energia cinetica che aumenta da dove viene presa. Quindi c'è un'apparente creazione di energia cinetica dal nulla, perciò l'urto io direi che è impossibile. Sembrava un urto possibile perché la quantità di moto si conservava, però c'è una creazione di energia meccanica dal nulla, perciò l'urto di fatto è impossibile.